So, I realize this is dragging on a little bit, but just to change to another dimension of this, because it's a very complex problem, all of this. What's happening in the places in the Amazon where there is ayahuasca tourism, now I'm not talking about bringing it back here, but going there and doing it, which has enormous implications for the local people. When you go there and pay someone $100 or $500, God forbid, but if you do that, life is changed forever in his or her community. I have seen this many times with what we would consider very little money, how it disrupts the community because they're not used to it. And suddenly there's all these things you can do and everybody wants to borrow some and you always, everybody needs something. And so money also stays very shortly, but it lands and it goes bam. And then it stays like half a day or whatever. Then it's spread in all of the community. So through the flow of money into the community is created these conflicts based around envy and jealousy and power conflicts. One shaman thinking the other one is more powerful because he gets more customers and so on. And then you get black magic or what I call psychic warfare. Yes. He said it is really complex. Dice che è tutto molto complicato e che non è solo interessante capire come portarla qua, ma è anche interessante andare a vedere quali sono le implicazioni di fare il turismo psichedelico, quindi andare a prenderla là. Perché quando entra appunto denaro in queste comunità ci sono dei cambiamenti fortissimi che riguardano in qualche modo anche la sostanza stessa, nel senso che lui a un certo punto dice che quando entra il denaro le persone vogliono il denaro, lo vogliono perché vogliono comprarci le cose, perché vogliono averne di più, perché succede esattamente come succede qua. Però lì cosa si crea? Si creano dei meccanismi anche di invidia, come qua, però la questione è che lì è legata anche al lavoro degli sciamani, quindi uno sciamano che guadagna di più è uno sciamano che ha più potere, e questo innesta anche dei meccanismi che sono importanti però nelle comunità là, che sono anche di magia nera e di conflitti tra sciamani. Sì, no, volevo dire che secondo me l'invidia e la magia nera, okay, the envy and black magic was there before money. Definitely. Era prima dei soldi, l'invidia e la magia. Sono cose che c'erano già prima. C'erano già, vabbè, i soldi l'hanno fatto più aumentare. Yes, this is an important point because the power systems and hierarchies connected to powers exist outside of money. It's just that money flows through it, and with power, with money flows a certain kind of power, and it moves a very long way, so that money does enter into a little community somewhere in the rainforest and can make an impact that activates all the existing envies and jealousies and so on. Yeah. Another aggravating factor in this process is deforestation, oil drilling, and so on. When territories become smaller, the tension increases. Dice sì che è vero quello che dice lui, però è anche da mettere insieme l'impatto condensato nel tempo e vicino a questo, oltre a questo tipo di cambiamento che è dirompente, ci sono anche l'utilizzo della foresta amazzonica con un effetto di ridurre il territorio e quindi di aumentare le tensioni. So, I don't know if you're bored yet. I only have a few more points to make, but I could tell a couple of stories about black magic or psychic warfare. Non so se siamo stanchi, ma avrebbe un altro paio di cose da dire, o magari un paio di storie su black magic, o you can sing us a song. Black magic song. Black magic.
story. One of the most interesting things I was able to participate in the Amazon was together with two friends, we organized a series of workshops for natural healers on climate change. Le cose interessanti a cui ho potuto partecipare è stato di organizzare dei workshop di cambiamento climatico. Cambiamenti climatici e cambiamenti climatici per gli sciamani. For the shamans. Sì. Yeah. And we started very slowly and explained from a very basic level of greenhouse effect and so on. We made drawings and things to visualize everything. And when we came to the political part, the economical part, the historical part, we thought it was going to be a little bit difficult because it's sort of abstract. You can understand what a factory means, and you can understand what a colonizing force does to people with a sword or with a gun. But how it actually functions in a sort of more abstract way. We thought it was going to be difficult, but when we explained about the system of economic exploitation and so on, they looked at us and they said, yeah, like capitalism. Allora, l'approccio è stato quello di spiegare, e si sentivano molto sicuri perché portavano disegni di quello che poteva essere l'effetto serra, l'impatto ambientale e tutto quanto, e si ponevano il problema di quando avrebbero parlato di della parte più storico, politica, economica, e quindi hanno cercato di approcciare il problema, e questi li hanno guardati e gli hanno detto, ah sì, come nel capitalismo. Of course somebody came and explained that to them at another point, you know, it's the problem of all political ideas in development in places like the Amazon is that also all the local strategies are informed by foreign language introduced by NGOs and academics, especially anthropologists. Una questione che tutto quello che riguarda lo sviluppo viene introdotto, dimmi se sbaglio, in un linguaggio che non è il loro, quindi è più difficile da capire. È il linguaggio di antropologi e se posso fare una brevissima introduzione perché è arrivato il pranzo e premono dalla cucina dicendo forse devo mangiare, quindi possiamo darci un tempo perché non facciamo un'interruzione per il dinner, per la cena. Quella è proprio quella che ci possiamo parlare, no, nel senso che poi si riprende, ma abbiamo altri quattro interventi dopo. Okay, so we're almost finished with the workshop series and we have an ayahuasca ceremony. And after we've been drinking and dreaming and all this, we talk about the workshop and I ask the healer, so what do you think about this climate change? Fine del workshop hanno avuto una cerimonia di ayahuasca e quindi hanno bevuto insieme, sognato e parlato, e in coda lui gli ha detto che cosa pensi al curandero, che cosa pensi di questo workshop. And he says, I have been analyzing a lot. And this is the word he would always use, analizando, say in Spanish. And he says, I have come to the conclusion that it is accelerating. Dice che ha ascoltato tutto e che ha analizzato tutto e che la sua conclusione era che stesse accelerando. So it was clear that he had understood what we were trying to explain, because a lot of it was about glaciers receding so and so many meters per year and so on. Era chiaro che avesse assolutamente capito tutto quello che aveva detto nel workshop, perché nel workshop stavamo parlando della riduzione dei ghiacciai, di quanti metri per anno, eccetera, eccetera. E lui ha pensato su cosa stesse
Anyway, I ask him, so what can be done? And he says, I think the only viable solution is magic. E allora gli ha chiesto, e allora se hai capito bene che cosa può essere fatto in questo caso, e la risposta è stata, l'unica vera soluzione è magic. And it was not because he was a magician, he's also a politician and involved and we had a lot of talks about politics and how it's very impossible to actually change anything through a democratic process because of existing power. Non essendo uno sprovveduto ma essendo e non solo un curandero ma anche un uomo politico coinvolto nel suo territorio, appunto, siccome era uno anche che faceva politica immagino dal basso perché in realtà poi avevano anche parlato tra di loro del fatto che una soluzione possibile al, in questo caso al cambiamento climatico non è possibile attraverso una il processo democratico fondamentalmente. So we talked about using magic, which is a common thing in Ecuador, also in political processes. Healers will get together and do ceremonies to influence politicians to make them decide certain ways and so on. This is a very common practice, as is people coming to healers or shamans, offering them money to perform certain things that will harm their enemies or business opponents. Sì, che parlare di magia nel contesto ecuadoriano è una cosa molto comune ed è comune anche che i politici vadano proprio si rivolgano ai curandere, ai sciamani per prendere delle decisioni, ma non solo, anche per fare delle cose cattive ai propri nemici politici o... So, these different magical practices can be separated into two. And this is the way that the practitioners understand them. There is good magic and there's bad magic. Black magic, white magic, whatever you want to call it, but you can use it in a good way or in a bad way. And